avete scoperto quello che è il teatro sta da sempre? Che cos'è, ecco, che cos'è che è il teatro sta da sempre, Derrick? Che la, il pubblico... Sei vicino? Con il microfono. Ah, cioè tu ce l'hai... Ah, okay. La cosa che il teatro sa di sempre è che c'è un'empatia immediata che esiste o non esiste tra il pubblico e la scena. E secondo me, sai, teatro cosa significa, Greg? Sì, da vedere. Sei lo sguardo, per il teatro non è chi lo fa, è chi lo vede. Esatto. Cioè, si chiude tutto nella mente dello spettatore. La domanda è, Vera, che c'entra tutto quanto questo con il web e con il web 2.0? Con il web 2.0 c'entra certamente i neuroni specchi, non penso che sono direttamente coinvolti, questo no. Ma... Perché dici non si vede? Però l'empatia viaggia anche sulla scrittura, nella conversazione anche telefonica. Cioè, penso che la lettura ti richiede di imitare per capire le espressioni e le fisionomie. Io, per esempio, mi interessa il fatto che per capire la fisionomia della sua ragazza, Marivaux, si è fatto scrittore di teatro. E è successo così che una volta, la lasciando un momento, dopo un incontro con altri ammiratori, l'ha trovato senza che lei sapeva che lui la guardava, l'ha trovato ripetendo le espressioni che lei aveva usato durante la conversazione. Ah, ok. E da questo punto, prima di tutto, si è arrabbiato contro le donne e non ha più creduto nessuna, pensando che tutte queste espressioni erano calcolate e non spontanee. E secondo, si è fatto scrittore delle relazioni amorose. Anche perché va detto, questo è un punto fondamentale sul principio fisiologico del cervello, è che l'emisfero destro, più sviluppato,